Va bene, ragazzi, ho capito. Voi state parlando di SSD, ho capito. State facendo i cazzi vostri. Allora. Agua! Agua! Allora, ragazzi, allora. Dobbiamo parlare di un paio di cose molto divertenti. A parte il fatto che nessuno ha tradotto il codice segreto di Sal della volta scorsa, e mi risulta che nessuno stia traducendo quello che dice Anka in questo momento. Ma comunque sia. No, in realtà Alex stavo cercando di ritardare un attimino la live per il fatto che stavo aspettando che Flegetontek fosse presente a testimoniare quello che è successo oggi. Allora, avete fatto lo screenshot della miniatura di Anka? La peggio la prendete da YouTube, cazzi vostri ragazzi, dovevate pensarci prima. Allora, ah già, ma io non ho selezionato la chat, aspettate. Ecco, ora sì, aspetta, meno 45 e ora ci siamo. Ti senti un po' basso, by the way, Wen? Eh? Se mi senti basso, aumenta il volume te perché il microfono al massimo. Se mi senti basso, aumenta il microfono te perché io ho il microfono al massimo. Allora, sperando che non crashi niente, allora non so che cosa dirti, Alex. Allora non so che cosa dirti. Boh. Comunque. Notizie, notizie dal mondo. Intanto posso mettere qui perché comunque tanto per ora sto parlando io e basta. Allora, sono l'unico a sentirlo più basso del solito? Boh, non lo so, Alex, stappati le orecchie, non ho la minima idea, ho troppo cerume nelle orecchie, boh. Boh, senti, ignoriamo questa maglietta del cazzo, eh. Ignoriamo questa maglietta con gli acchiappini. Allora. Come fate a sentirmi basso? Secondo me Matteo è tranquillamente probabile che si sia incasinato qualcosa col computer. Perché tu, Alex, devi capire. Non lo so, provo ad avvicinare un po' il microfono, ma non credo cambi tantissimo. Boh, non lo so. Non so cosa è successo. Avrò distrutto il microfono l'ultima volta che ho urlato. Boh. Fatemi vedere. Aspetta, perché non vorrei microfono. Filtri. Adesso come mi sentite, ragazzi? Come mi sentite adesso? A parte un po' di tosse. Piaaaaa. Cipolla, Sesseno, Polpettone, Anguria, Aragosta. Più rumore di fondo, ma la voce è uguale. Ok, allora il problema non è il rumore di fondo. Allora, sensibilità d'ingresso. Sensibilità d'ingresso. È in super sconto col Prime Day non esiste. Allora, ragazzi, domanda. Pian piano cambiano cose perché io sto aggiungendo un po' con la roba di OBS, ma non so se cambia qualcosa. Cipolla, Sesseno, Polpettone, Aragosta, Anguria, cazzo, non lo so, sto provando tutto quello che posso dire, adesso come funziona la cosa? Adesso, come mi sentite adesso? Sto letteralmente provando tutto, sto provando tutto, porca puttana, a me risulta come se... friggevo un po', senti. Sensibilità d'ingresso, ho capito che non è quello che mi serve. Sensibilità d'ingresso non è quel che serve a me. Compressore, compressione verso l'alto. Guadagno. Cosa sarà guadagno? Prova. Prova, cipolla, Sesseno, polpettone. Se no, ragazzi, pazienza, si fa la live con la mia voce un pochettino più bassa. Ora va meglio? Quanto meglio? Quanto meglio, ragazzi? Ok,
meglio, Alex? Sono andato su guadagno, ho messo abbassa un pelo e dovremmo essere golden. Ho messo guadagno a 10. Ho messo guadagno a 10. Va bene, ti basta, funziona, ci sono problemi, abbasso ancora un po' di più. Perfection, bene, mi fido di te. Allora, sei un doppiatore, dovresti sapere cos'è il gain. Io non so un cazzo di queste cose, Matteo, non so assolutamente niente. Ma comunque sia. Oh, io devo soltanto dare la voce, io non so come funziona il microfono. Non sono un fonico. Comunque, Alex. Matteo è venuto, prima parevi stessi parlando col microfono a 3 metri di distanza. Non so perché. Comunque, Alex, ci sono delle notizie belle. Perché oggi è passato Matteo da casa mia e mi ha montato delle ventole di raffreddamento. Mi ha montato delle ventole di raffreddamento al computer. E voglio farti vedere che modello di ventole è. Matteo, te sarai testimone di tutto quello che sto dicendo. Mi ha messo delle ventole di raffreddamento. Praticamente sono queste qua. Sono queste. Spero si riesca a vedere. Non so se qui c'è. Ok, non ci sono informazioni personali, va bene. Comunque sono queste qua. E pensa, sono 3 ventole. Sono 3 ventole, Alex. E pensa che cosa incredibile. Sono bellissime. Ci puoi credere? È incredibile, sono fantastiche. Te ne faccio vedere anche solamente una di queste 3 ventole. Che Matteo mi ha personalmente montato. Forse è meglio se non le tiro fuori perché è un casino. Puoi rimetterle dentro. Però queste sono le 3 ventole che Matteo mi ha messo oggi dentro il computer, tipo neanche un'oretta fa. Neanche un'ora fa. E pensa che addirittura mi ha comprato anche questo apparino qui per aggiungere nel caso ci fosse l'ingresso solo per una. E perché ne hai altre allora? Non ho mai detto di averne altre, Alex. Io non ho mai detto di averne altre. Dato queste le rimetto qua. Queste sono le ventole che Matteo mi ha messo dentro il computer, ma io non ho mai detto di averne altre. Se ci stanno nella scatola, ma dici che ora stanno montate, significa che ne hai di più. Io non ho mai detto che sono montate all'interno del computer. Io ho detto che Matteo me le ha messe. Ho omesso il dettaglio che poi le abbiamo tolte. Perché materialmente chi ha assemblato il computer è talmente idiota che non ha messo dei buchi corrispondenti per le ventole. Perché delle ventole di 12 milli di 120 mm, che sono lo standard, che vanno su un qualsiasi computer normale, noi non abbiamo considerato che il mio non è un computer normale. Ci sono 2 buchi per le ventole, ma non corrispondono a quelli di una ventola normale di 120 mm. Quindi, attualmente, l'unica ventola che io ho attaccata al computer è questa. Questa è l'unica ventola che c'è attaccata al computer. E addirittura pensa, Matteo, questa cosa la può testimoniare. Immagino sia un case che chieda ventole più piccole, magari un PC dal form factor piccino. Non lo so. Comunque, Matteo è qui in live testimone, se vuoi fargli 2 domande. E pensa che addirittura nell'avvio del computer, il computer si è tipo spento e riacceso istantaneamente tutte le volte che le ventole erano attaccate. In qualche modo è come se non fosse contemplato che delle ventole extra vadano in questo computer e letteralmente riporta alle informazioni di fabbrica alcune delle impostazioni del PC. Nulla di rompibile, però comunque certe cose nel BIOS abbiamo dovuto rimodificarle perché finché c'erano le ventole attaccate si cambiava tutto. È un case che vuole ventole ultra piccole, cosa che nel 2023, tipo, chi cazzo ce le ha?
Ormai hanno tutte ventole grandi. E pensa che addirittura Matteo più volte ha preso una lieve scossa toccando anche solo il case del computer per energia residua dell'alimentatore, a ciabatta spenta, computer spento, proprio con l'interruttore dietro, tutti i cavi staccati e il computer non lo accendevo da più di 24 ore. Più di una volta l'ha presa. Io e Matteo ci siamo messi d'accordo che vaffanculo al mondo, mi sono rotto il cazzo da avere un computer così preso per il culo. Appena a novembre c'è il Black Friday, si compra pezzi nuovi e si fa il computer nuovo, perché mi sono lievemente rotto le palle di essere preso per il culo. Esatto, sì. Resettato la frequenza della RAM, sì, quella cosa lì. No, no, ancora prima di mettere lo sdoppiatore. Sto robo sembra un disastro oltre il salvabile. Sì, si fa un computer nuovo e questo resta come computer di scorta. Però Matteo mi ha detto di fare una cosa e sarei veramente tentato di farlo. Prima di fare il computer nuovo da Matteo, di ritornare dal tizio che mi ha assemblato questo PC e chiedergli un preventivo per un computer che debba fare live e registrare videogiochi. Cioè, letteralmente un preventivo per un computer effettivamente da gaming. Di registrarlo e far vedere a Matteo il preventivo, anche solo per vedere che pezzi di merda mi mette. Perché rifarà la stessa cosa di adesso, sicuro. Cioè, se io adesso ho una 1060, cioè, spara, mi sembrava che sia una 1060. Se io ora ho una 1060, mi dice non più di una 1100, quando ora c'è la 4000. Però va bene. Che belli venditori di computer. Quindi sì, Alex. L'idea a novembre di farsi un computer nuovo perché qui è veramente troppo. 2060? No, la 2060 è già troppo nuova. Ok, messaggi inutili. Ok. Allora, e intanto ragazzi, prima di accendere la Virtual Machine con Windows 10, perché effettivamente c'è un gioco che dobbiamo giocare lì prima che arrivi Selava. Perché però giochiamo qualche indie casuale e poi il Fury ce lo teniamo per dopo. Mi ero dimenticato anche della sua inutile esistenza, la 1650, la 1650. Comunque, ragazzi, cosa importante. Cosa importante, tanto lo sappiamo tutti e due. Lo sappiamo tutti quanti cosa sta per arrivare. Siete pronti, ragazzi? Non ho sentito bene! Hello guys. Today we have a list of top 5. Número 5. Spin. Número 4. Work. Yo, that's fucking impressive. Número 3. Dance. Número 2. Ella Rice. Honorable mention. You know what's crazy though? He probably can't even taste the rat poison. Número 1. Junskare. Dio. È stato incredibile. L'onorable mention è stata molto simpatica. L'onorable mention è stata molto molto simpatica. Morto. Ah, ok, morto te. No, pensavo fosse morta la live di nuovo. Aiuto. Che palle. Comunque, like meritato. Like meritato. Assolutamente. Allora, adesso devo aprire la virtual machine con Windows 10 dentro. Ci vorrà un po'. Il momento in cui se ne è volato nell'ultimo frame. Ma ragazzi, se ora muore la live perché apro la virtual machine, vi ho voluto bene. Ah, ma te, ovviamente il computer nuovo deve gestire delle virtual machine. Giusto per darti altre informazioni. Ah, ma era già aperto VMware, semplicemente non era in primo piano. Allora, Windows 10 Home. Perché Windows XP forse è un pochino troppo. Play virtual machine. Play virtual machine. Speriamo bene. Potrebbe.
Morire lievemente la live. Tanto ragazzi, per ora cosa mi raccontate? Cosa mi raccontate per adesso che stiamo attendendo un po'? Io aumento un po' il ventilatore sperando che non si senta nel microfono. Se si sente nel microfono, ditemelo. Fa già caldo. Perché per ora giochiamo il gioco che diceva Selava la volta scorsa, però onde evitare di rischiare cose brutte, lo giochiamo su Virtual Machine. Io ascolto ma posso scrivere poco per ora, va benissimo, va benissimo. Allora. Windows 10. No, aspetta, aspetta. È un po' buggatello, ma. Grazie, giornata. Stasera non si esce, quindi let's go. Quindi stasera posso fare live serale oppure sei in chat con amici? Aspetta. Cioè, nel senso, quindi se io volessi fare una live serale totalmente improvvisata, forse Jacob ed Esau si potrebbe fare? Ho ancora la gola lievemente morta da martedì, porca puttana. Da martedì ho la gola ancora sottosopra. Più o meno così va bene. Ah. Allora. Facciamo un po' di cose per bene, intanto. Aspettiamo che si apra giochi con un po' di calma. Ma. Ah, Fatal Error lo possiamo cancellare, che è tanto cagata mostruosa. Poi. Speriamo che funzioni. Speriamo che funzioni questa cosa. Con calma ci si potrebbe fare. Stasera. Questo finto PCA. Stiamo facendo un sacco di cose belle. Allora. Ok. Ok. Questo l'abbiamo fatto. Allora. No, Alex, ma te se vuoi notare anche altre cose belle. Non l'avevamo già provato, sì, però l'avevamo chiuso subito perché Selava ci aveva detto che lievemente toccava un po' di roba del computer. Cioè, poteva essere uno di quei giochi che toccava roba del computer. Quindi, per sicurezza, lo giochiamo su Virtual Machine. Comunque, prima. Ah, già, è vero, devo mettermi le cuffie. Perché se no si gioca un po' di merda. Comunque, vi è andata anche bene, ragazzi, perché. Potevamo letteralmente giocare con il tagliaerba sotto casa mia. Quindi vi è andata molto bene, potevamo giocare con il tagliaerba. Quindi. Ok. Allora. Proviamolo. Read me before playing. Aspetta, cosa diceva? Ok. Ok, Madonna quanto è gigante questo Readme. Porca troia, è gigantesco questo Readme. Voi vedete tutto bene, vero? Io mi fido. Io mi fido che voi vediate tutto quanto correttamente. Si sono verificati i problemi durante il caricamento del feed. E sto gran cazzo. Comunque, ragazzi, I will kill you. Va bene. Era un gioco dove c'era roba un po' strana, brutta. Fatemi aprire la live da telefono, giusto per sicurezza. Si è aperta roba simpatica, vedo. Aspettate solo un attimo. Apro la live da telefono e poi ci divertiamo.
Ok. Perfetto, fammi vedere. Alex? I mean, sull'altro computer funzionava. A parte tanto, questa è una virtual machine dedicata alla morte. Alla morte, probabilmente. È una virtual machine destinata ai giochi che potrebbero essere virus. Oddio. WASD prima non funzionava, va bene. Oio, era questo. Intanto posso correre all'in... Perché mi sembra che posso correre più velocemente andando indietro che avanti? Comunque. A Indie Horror Game. Sì. Sì, va bene, enter, enter. Guarda, moriremo proprio. Avoid the darkness. I thought it was done for when he had shown up at my door. I thought it had been the end. I was surprised when I woke up in a hospital bed a few days later, slowly recovering from my heart failure. But somehow I knew I wouldn't be around for long. Death had found Vediamo se questa volta c'è un po' di schifezze belle come si me. He had deve. almost claimed Ho me. bisogno di togliere merda dal computer. He would be back to finish what he'd started. Va bene. And he would kill me. Va bene. Non so quest'anello molto fabulous. Yas. Ragazze. Voglio la sensibilità del mouse. La stanza 173. SCP-173. Siamo noi l'SCP. Slay! I need to move forward. Displace qualcosa, va bene. Era E per interagire o solo mouse? Madonna, ma... O sono altissimo io, o sono le porte a essere bassissime. Madonna, la sensibilità del mouse, cazzo. Va bene. Infarto simulator? Ok. Wow, I have one key. Ok. Slenderman, no? Slenderman, no? Puttana miseria. Puttana miseria. Va bene, è Slenderman Simulator, ragazzi. Slenderman Simulator. Displays his understanding, va bene. E se io vado di qua invece? Va bene, c'è una sola strada, va bene, va bene. Allora, per ora sembra che rimanga coerente, va bene. Sembra che il gioco rimanga coerente per adesso. Fammi vedere se posso fare una cosa. Se posso tornare indietro e aprire una di queste. No, secondo me posso aprire solo quella porta là dove c'era lo Kumskaro. Guarda ragazzi, ma i miei passi sono da dubstep. Voi ci sentite qualcosa del gioco oppure boh? Pare Minecraft quando lo metti a 30. Ragazzi, ma i miei passi sono una cosa da... Perché ora non c'è?
Scuse destra o sinistra, ragazzi, negli indie horror sempre a destra, cioè. Io sono un po' nella merda, perché? A parte Stay Out of the Darkness, scusami, eh. Ah già, ma tanto non posso andare, quindi. Che va bene, i miei passi. Era dietro di me? Va bene. Era dietro di me, va bene. A caso, a caso. Ma tanto non potevo aprirla comunque la porta, cioè che cazzo facevo? Allora, fammi capire un momento. A parte sono di free. Però è bello, cioè io se io corro, smetto di correre, ma continuo a tenere premuto shift e continua il rumore dei passi. È bellissimo. Vabbè, la ghigliottina lì non mi dice nulla, va bene, c'è e basta. Fammi vedere se tornando indietro spawna la chiave da qualche parte, scusami, eh. Fammi vedere, perché la porta lì era chiusa. Comunque, Matteo, scusami, perché sei un po' nella merda? Cosa ti è successo, poverino? Sei rimasto così scioccato dall'aver visto il mio computer? I mean, posso capire, rimarrei un po' scioccato anch'io. Ma secondo me sono costretto a morire più volte perché non spawnano chiavi a giro. Vabbè. Che va bene, io sto giocando su Virtual Machine. Secondo me è un giochino del cazzo che ti fa paura e basta. Cioè, Infartino Simulator e basta, secondo me. Ricordiamo, se dobbiamo correre, corriamo all'indietro, perché tanto. Se dobbiamo correre, corriamo all'indietro perché si scappa più veloci. Io ho capito, ma che cazzo devo fare? Vabbè, non c'è via d'uscita, va bene, andiamo. Ah, ora si può andare, va bene. Ho capito, devi rifare la stessa strada 800.000 volte e eventualmente ogni tanto cambia qualcosa. Oh, ora è cambiato qualcosa. Madonna, che palle, mi tocca fare un giro enorme per prendere una chiavetta del cazzo, va bene. Ora inizia a cambiare qualcosa, va bene. Basta, no. Amico, anche un po' più di calma, eh. Madonna, come si incastra negli angolini. Lui non lo fa nessuno. Salve. Salve, buon uomo. Salve. Bella giornata. Devo dire che gli stendardi coi teschi sono molto simpatici, sono molto friendly. Salve. Ma tanto è la stessa stanza dove ero prima, a cosa? Va bene, lì c'è roba, ma tanto non si esce. Tanto ragazzi, lo humpscaro, dai. Quando è che vengo humpscherato? Senti, prima o poi una strada ci deve essere, porca puttana, non posso. Che cazzo c'era? Ah, ok, ora non ghigliottina in camera, va bene. Svegliarmi non può aiutarmi, devo. Ah, ah. Va bene. Va bene. Amico, ragazzi, ma questo gioco alla fin fine è soltanto Humpscare Simulator. Cioè, ma se lava il gioco ti prende il controllo del PC. Ciao, se lava, sto parlando bene di te. Ciao, se lava, Vodfriend. Dopo la seconda volta credo che continuare a dormire non sia una buona idea, buon uomo. Ma tanto non posso fare altro, cioè, devo mettermi a dormire, perché sennò non posso andare avanti. Le
Letteralmente devo dormire. Cioè, letteralmente non posso muovermi dal letto. Ah, ma ti riferivi al personaggio? Ok, allora sì, allora sì. Cioè, comunque anche gli Umpscari non è che siano esattamente... Però ma che cazzo? Non so cosa ho raccolto. Non so che cosa ho raccolto. Ho raccolto qualcosa, ma non so che cosa. Comunque è vero, lui corre in qualsiasi maniera, in qualsiasi direzione che non sia diritto. Cioè corre più velocemente in qualsiasi direzione che non sia diritto. Anche da dove sono venuto, ok. Aspetta. Che però non è la chiave quello che ho preso. Sì, anche gli Umpscari hanno lo skill issue, sì sì. Skill issue, non sei riuscito a spaventare abbastanza il giocatore. Va bene. Dove era la porta? Ah! Eccola. Cioè, per ora è un po' all'I'm scared, magari prima o poi... Bob Orb? Sta dicendo Bob Orb? Uga Buga? Ragazzi, davvero, no, che cazzo c'è scritto lì? Cosa cazzo c'è scritto? Buba? Bub? Big? Bub Big c'è scritto. Dai, ora ci vengo jumpscherato, dai. Palese. Corridoio non finisce più, dai. Sì, dai, dai, dai. This is starting to bore me. Let's make this a little more interesting. Premi enter se ne hai coraggio, sì. Ok. Non devo farmi trovare, va bene. Guarda come sono spaventato, eh. Cazzo, è un cactus. Un cactus gigante, madonna. Maiala, che casino. Ah! Sì, amico, manca un po' meno, eh. Sì, va bene, ma... Pianta. Pianta. Ma secondo me non potevo scansarlo, eh. Secondo me era scriptato che fosse lì. Si avesse un cazzo. Sì, ma lui basta attraverso i muri, fra. Potevo dare 2 pixel al font, cazzo. Sì, ma secondo me, ragazzi, si va avanti così finché non si supera. Finché non si trova tutte e tre le chiavi e finché non si scopre dove andare. Ma se il mostro può passare attraverso le pareti, cioè non lo finiamo mai, eh. Ragazzi, non lo finiamo se il mostro può passare attraverso i muri. Ah! Più che fare paura, dà fastidio, porca troia. Le orecchie. Ma vaffanculo. Cioè, ma io che cazzo di giro devo fare? Sperando che il mostro respawni sempre nella stessa direzione, comunque. Sperando comunque che il mostro respawni sempre nello stesso punto. Perché se cambia lo spawn del mostro, cioè non usciamo mai. Oh! Pog? Pog? I did it, Pog!
Pog! Va bene. Pogherino, sì, va bene. Ma tanto devo mettermi a dormire comunque. Voglio, ma di nuovo. No, ma ancora. Cioè, si può finirla, per favore, amico. Tanto ho capito le regole quali sono. Ma. Va bene, salve. Bella giornata. Sì, se poi le pareti caricassero non sarebbe una cosa brutta, eh. Ragazzi, ma voi quanto non vedete? Scusatemi. Ragazzi, non ne usciamo più, cioè, lo sapete. Sapete che non ne usciamo più se gioco semplicemente a chiapparella così? Si vede un cazzo, madonna. Non si vede un fico secco. È incredibile, non sono morto? Don't let me find you, find the light and escape. Sì, va bene, ma. Ora si muore. Dio, porca troia. Un po' più di casino fra. Tre chiavi. Va bene, cerchiamo queste tre chiavi che perderemo infinite vite, ma. Pianta. Sì, ma vaffanculo, ma la pianta con la hitbox inesistente, andiamo. Andiamo, ma la pianta con la hitbox che non esiste, ma per favore. Sì, ho capito, ma se vengo inchiabardato dalla pianta, sono a sega io, cioè. Pianta true villain. Sì, madonna, ma davvero? La pianta è il vero villain. Ho capito che non dobbiamo entrare dentro i cosi lì, perché sennò non ne usciamo. Se entriamo dentro i vicoletti non ne usciamo più. O meglio, se entriamo dentro il vicoletto non ne usciamo più perché c'è il rischio che ci sia una pianta. C'è il rischio che ci sia il cespuglio. E il cespuglio mi mangia. Don't! Ma io sto facendo il giro pesca, incredibile. Ragazzi, è bello questo Walking Simulator. Sì, ma anche volendo, dove cazzo è la terza chiave? Secondo me è tipo incastrata da qualche parte nel centro della stanza. Tanto per stare sicuri che trovo la terza chiave, il mostro mi prende e devo rifarlo. Ci scommettete? Ora senti. Vai a cagare! Dov'è la chiave? È nel centro da qualche parte, sicuro. Oi oi. È sicuro da qualche parte nel centro, non è possibile. Dove cazzo è la terza chiave? La sensibilità del mouse poi non è che sia tanto amica, eh. Dove? Ho sentito un rumore. Non so se l'avete sentito anche voi. Ditemi se avete sentito un rumore strano. Sembrava una specie di tu. No, ma non è VMware. La sensibilità era anche quella. Avete
La sensibilità era proprio quella. Devo ritrovare il centro, non lo ritroverò mai. Non lo ritroverò mai il centro, mamma. Dove cazzo sei? Puttana miseria. Ragazzi, prima o poi ci parte il virus. Prima o poi ci parte il virus. Oh. Vabbè, inizia a entrare sangue nella tua stanza, vabbè. Displace qualcosa. Bello il tavolino che non si vede il vetro. Bro, ma che cazzo è? Ma che cazzo succede? Non capisco una sega. Non sta aiutando tantissimo, eh? È tipo buggato il mondo, ma ok. Dai ragazzi, tanto prima o poi arriva il... Vi faccio già una previsione. Alla fine, quando avremo finito, il gioco si chiuderà. Noi penseremo che il gioco sia chiuso, ma invece ci arriva un jumpscare. Come cazzo sto? Ah, ma io in realtà non sono sveglio. Sì, jumpscare ragazzi, eh? Jumpscare, jumpscare. I will load you, cioè adesso, dentro la cartella. Aspetta, aspetta, ma questo file prima non c'era. Aspetta. Se lo riapriamo sicuro succede qualcosa. Proviamo a riaprire il gioco. Davvero? Sus. Sus. Secondo me è proprio finito. Secondo me è proprio finito il gioco. Bella merda. Bella merda davvero, cioè. But somehow I knew I wouldn't be around for long. Death had found me that day. He had almost claimed me. He would be back to finish what he'd started. Sì, sì. And he would kill me. Secondo me il gioco è uguale, possiamo tranquillamente chiuderlo. Secondo me il gioco è uguale. Non cambia niente. Basta. Secondo me è la stessa cosa uguale, non cambia assolutamente nulla. Va bene, fammi vedere se ci sono altri giochi strani prima di questo. Questo è solamente un file.exe. Interessante. Sapete che cosa? Già che ci siamo, iniziamo a buttare tutto direttamente dentro la virtual machine. Già che ci siamo. Prima di passare al furry. Allora, adesso si fa Cookie Man. Si fa Cookie Man adesso. Non so cosa possa essere. Potrebbe essere oro, potrebbe essere qualunque cosa. Ma dato che è solo un file.exe, non credo sia una brutta idea. Aspetta. Prequel di Cooking Mama, guarda, sicuro. A parte una cosa potrei anche farla, aspetta. Posso farlo catturare direttamente da qua. Però vorrei lui. Ok. Guardate, riuscite a percepire già quanto è simpatico questo gioco da 1-8, cioè da 1 a malware. Ah, più di così non va.
più o meno. Questo è più o meno il massimo di quel che posso fargli, penso. Va bene. Facciamolo. Facciamo, ragazzi. Eat the cookie to play. Sì, interessante, nessun tasto fa niente. È molto interessante. Cerchiamo un attimo il gioco su internet e vediamo se qualcuno ha trovato qualcosa. Aspetta, a parte l'ho spostato. Qualcosa non va. Allora, ho trovato il gioco da Game Jolt. Il gioco l'ho trovato. Ah già, ma io sono dentro ancora con l'account di Sans, è vero, perché doveva passarmi un gioco, ma poi alla fine non ce l'abbiamo fatta. Scusami, eh. Commenti. La gente lo riesce a giocare. Io no. Interessante. Interessante. Cosa si fa? Ragazzi, che facciamo? Letteralmente non succede niente. Sto premendo tutti i tasti. Fuori dalla VM or no balls? Scherza, ci potrebbe essere la risposta. Io ci provo. PC protetto da Windows. Microsoft Defender Smart Screen ha impedito l'avvio di un'app non riconosciuta. L'esecuzione di tale app potrebbe costituire un rischio per il PC. Ulteriori informazioni non eseguire. Sus. Cioè non eseguire. Ulteriori info, va bene. Ok, esegui comunque. Va bene. I like cookies, do you? Non succede letteralmente niente. Non succede letteralmente niente. Dovevo spammare spazio. Va bene, aspetta. Dovevo spammare spazio a quanto pare. Ok, allora lo riattiviamo sulla virtual machine. Aspettate, abbiamo capito come si gioca. Madonna. Perché ora ha funzionato? Cioè... Un giorno in Cookie Land, tipo LOL. C'era un uomo chiamato Uomo dei Biscotti. Bello. Cioè, letteralmente prima non ha funzionato, ora sì. A lui piacciono i biscotti. No. Un giorno l'uomo voleva dei biscotti. Io voglio biscotti. Ma non c'erano biscotti. Oh, cavolo. Quindi l'uomo dei biscotti andò a comprare altri biscotti. Yay! Cookie Man's Buckle or Pad. Move with WASD.
Cos'è sto gioco? Cos'è questo gioco? Mua. Va bene. Però salta in una maniera che è incredibile. Ma è l'Ipecac! Ragazzi, è l'Ipecac! Ok. Il vicinato, l'RNG ti ha blessato. Sì, madonna. Ragazzi, ma che cazzo di gioco è questo? Salve. Vuoi un biscotto? Me. 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 Ho molte domande. Cos'è sto coso? Molte domande. Cookie Chance Cookie Shop, va bene. Me. I like cookies. Ma non posso andare di qua. Me. Non ci sono più biscotti, vattene via. Sì, infatti ero finito out of bounds per mezzo secondo. Me. I biscotti sono belli, sì. Me. Me. Ragazzi, io direi che a questo punto, cioè, per i meme. Ok. Perché c'è una pila di macchine enorme là? Perché? Mi sta venendo voglia di latte e biscotti al cioccolato. Sì. Sì. Ora però il Cookie Man non si ferma subito. Questo è un po' un problemino. Cookie Town Train Station. Nulla. Non mi ha dato sapere niente. Oh mio Dio, ho trovato una chiave! È bellissimo. Ma quanto è bello, ragazzi, cioè, il capolavoro. Ragazzi, per me è un capolavoro questo gioco assoluto. Me. Me. I biscotti sono belli, sì, ma... Mua. Mentre l'uomo dei biscotti era sul treno dei biscotti, sul treno biscotto... Oh, una pecora! Lo amo di già, sì. Il treno si schiantò dentro un grande mostro biscotto. Ah, sono un dinosauro! Ah, ah. Oh no! Uccidendo tutti quanti a bordo del treno biscotto. Ah, cacca. Fine. Rip Cookie Man. Ma... ma che gioco è? Ma... ma che era? Ma che è sto gioco, ragazzi? Ragazzi, ora facciamo speedrun. Una leggenda ci ha lasciati, va bene. Secondo me c'è un alternate ending se scavi a fondo, ma scherzaci. Io infatti lo sto rigiocando, voglio vedere se c'è qualcosa. Ah, ok, devo prima entrare qui e scoprire che non ci sono più biscotti. Me. Me. Mua. E se io ritorno a casa? Ah, non posso. Mua. Aspetta, un'idea ce l'ho, ma... Me. Aspetta, io ho un'idea. Aspettate, aspettate. Poi magari non c'è un altro finale. Siamo noi che stiamo cercando di fare roba.
Comunque ragazzi, sono catturato. Comunque davvero, Sartak è una meraviglia. L'uomo dei biscotti, Sartak è una meraviglia. Secondo me deve riuscire a fare una cosa pazza, aspettate. Allora, fermo. Cazzo. No, mi sa che non posso. Secondo me non c'è un alternate ending, è tutto qua, secondo me. Ci deve essere di più, ma guarda, potrebbe anche essere semplicemente così stupido e basta. Potrebbe tranquillamente essere un gioco così stupido e basta, eh. Scusami, commenti. Cookie Man was too young. Ci ho provato a saltare dove non si potrebbe arrivare, ma non posso farlo. Non lo posso fare. Va bene, ragazzi, altro gioco. Altro gioco. Intanto questo fammelo spostare qui, prima di passare ai furri. Cookie Man, no! Va bene. Ok. Aspetta, sta crashando un attimo un po' di roba, aspetta. Se crash la virtual machine si va diretti sui furri. Ok, no, non è crashata. Lo so che voi speravate, ma mi è andata male. Chissà se giochi RPG qui ci vanno, perché non c'è tipo roba installata, boh. Ho letto skill issue fra tutti i file, o sbaglio. Ok. Cos'è un RPG creepypasta di Pokémon? Stai vedendo effettivamente quello che sto trasmettendo io? Lavender Town Gym, sì. Dovrebbe esserlo. Vediamo se viaggia. Ma ci sta anche che l'abbia già giocato, ci sta. Cioè, ho visto comunque. Vabbè, senti. Proviamo. RGSS202E.DLL. Aspetta. Fammi vedere se funziona sul computer di base. No. Molto bene, ragazzi, non si può giocare perché non ho voglia di cercare effettivamente il file. Anche se forse c'è. Shh. Shh. Fermo. Aspettate, eh.
file che serve è... No, non penso ci sia. No. No. Mi sa che non c'è. Vabbè, pazienza. Gioco horror dei Pokémon se ne va via. Tanto sapete che grande perdi... O no? Aspetta, mi sa che ho cancellato una cartella che non dovevo cancellare. Oh no! Anyways. Comunque. Si va, ragazzi. Chiudiamo la virtual machine, a meno che non ci sia un altro gioco. Fatemi vedere giusto... Qualcosa, secondo me, potrebbe essere qualcosa di veloce. Va bene. Qualcosa, secondo me, potrebbe essere straveloce. E poi si va sui furri, promesso. Già, Unity deve essere roba bella. Ah, posso scegliere, perfetto. 1280x720. Full screen. Allora, si ritorna qua. Però si mette tutto quanto come si deve. Perfetto, perfetto. Alex pronto con coso. Grafica ovviamente fantastica. Certo, ovvio, ovvio. La grafica deve essere fantastic. Mr. Bombastic, Fanta Fantastic. Oddio. Perfetto, non posso muovermi. Amnesia devo comprare di fiducia? Sì. Non ti puoi muovere. Questo è molto interessante. Vediamo se su computer normale funziona. Non cambia assolutamente un cazzo. Possiamo cancellare anche questo gioco. Perfetto. Ragazzi, ci stiamo divertendo un sacco oggi, eh. Ci stiamo divertendo veramente un sacco. Quattro giochi di cui hanno funzionato solo due. Aspetta, di cui uno abbiamo fatto un casino nel capire come funzionasse. Comunque, fammi chiudere questo e fammi spegnere la virtual machine. Dove sta? Soccombi comunque. Perfetto. Con calma, eh. Ragazzi, ci pensate, sto spegnendo il computer in live. Che bello, ragazzi, ho spento il computer in live, non ci posso credere davvero. Allora, si va su Artifacts and Antiquity. Artifacts and Antiquity. Fammi vedere un attimo una cosa del cestino, effettivamente. Fammi fare una cosa interessante. Fammi spostare i giochi eliminati qui, così alla fine guardo quanto tempo... Cioè, quanta roba ci siamo levati. Fake che cosa? No, no, il computer, il computer. Comunque, Artifacts and Antiquity, ci siamo, ci siamo. È il momento, ragazzi, i furri. Lo so che li aspettavate tutti. Alla fine, eccoli, stanno per arrivare. Oh, boy.
È il momento, è il momento. Artifacts and Antiquity. Vai, per favore, carica. Zed, non ci deludere. Oh, eccolo, eccolo, eccolo. A Zed Technician Game, faccina sorridente, che simpatico, cazzi. Un po' ci è mancato Zed, un pochino ci è mancato. Era da un po' di live che non vedevamo giochi suoi. Allora, Artifacts Antiquity. Ok. Un po' ci mancava, sì. È che l'altra volta non si era riuscito a fare perché quel gioco a Enigmi ci aveva preso tutta la live. La volta scorsa invece non funzionava, cioè internet non reggeva la live, questa volta sì. Oh yes, questo menu così familiare. Che bello ragazzi, che bello, che bello. Grazie Ventola del computer, grazie. Zed prende la lettera e il significato di se non è rotto non aggiustarlo. Esatto. Controls. Was the shift interact advanced dialog tab cycle inventory? Oh no ragazzi no, ma l'inventario è roba nuova. L'inventario è roba nuova, io ho paura. New game. Chi sarà il furry di oggi, ragazzi? Scommesse aperte, chi è il furry di oggi? Perché io aiuto. Perché io nella miniatura di oggi ho messo Anka nella miniatura di oggi, però chi sarà il furry di oggi? Scommesse, scommesse aperte. Can. Cioè, un cane mi sembra un po' troppo banale. Mi sembra un po' troppo banale. Cioè, Zed ha dimostrato di saper fare molto di più. Zed ha dimostrato di riuscire a mettere delle tette su personaggi che non avremmo mai immaginato. Però. Inizia il nuovo gioco. Oi, 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 oi. Sembra un essere umano. Sembra. Non è un essere umano. È un essere umano, invece! Non l'avrei mai detto! Non l'avrei mai detto! Un essere umano, incredibile! Ok, io Alex vedo già gente che prenderà fuori contesto questa clip e mi darà di razzista perché ho detto. Non è un essere umano. E lei è di colore. Io lo so che qualcuno prenderà questa clip fuori contesto e la userà per cancellarmi. Ma tanto è solo questione di tempo. Scusami, Disney, Disney. Ma te, che stai continuando a fare remake su remake su remake su remake con protagonisti di colori ovunque perché così sei inclusivo. Quando ci fai il remake live action di Tarzan con Tarzan di colore? Così farai un film su un uomo di colore cresciuto nella giungla dalle scimmie. Disney, quando è che ci fai il remake di Tarzan? Quando ce lo fai? Ma soprattutto Disney. Ma il remake di Taro nella pentola magica? Lo vogliamo versione integrale con le scene che sono state tagliate all'epoca? Perché non fai il live action di Taro nella pentola magica? Comunque, comunque. Grazie per aver chiamato l'NC Electronics, la NC Electronics Support Line, cioè insomma l'assistenza telefonica praticamente. Ah già, con il mouse. Il mio nome è Gracie, come posso aiutarla? Morton! Oddio, che se no mi si sta sciogliendo il cuore, mi si sta sciogliendo il cuore, non me l'aspettavo. Ma tra l'altro è un nuovo ospedale? O è lo stesso? No, è lo stesso. La ZCU è real. Allora, aspetta. Abbiamo la conferma che Artifacts and Antiquity è nello stesso universo di Vermander's Curse, che è nello stesso universo di Midnight Maid Night. Ok. Abbiamo la conferma che tre giochi sono ambientati nello stesso universo. Dobbiamo solo scoprire cosa succede questa volta. Salve, signora. Il mouse. Il computer che abbiamo qui a lavoro, ha improvvisamente smesso di funzionare e non riesco a capire che cosa possa esserci che non va. Can we get much higher? Ricorda Alex, ci sono almeno altri due giochi di Zed. A pagamento, 1 euro l'uno. Io lo faccio, non me ne frega nulla. Cioè, io lo faccio assolutamente. Cioè, dopo tutte le gioie che ci ha donato, io lo finanzio quest'uomo.
Andava tutto perfettamente liscio come l'olio fino a ieri, ma adesso non si accende nemmeno. Cioè, sarà il mio computer fra 2 mesi, probabilmente. Mi lasci indovinare. It's an Ixi model desktop. Poi come messaggio delle donazioni lasciagli uno shameless plug al tuo canale Twitch. No, non penso, non penso. Cioè, proprio gli dico a Zed, guarda, se vuoi presentarti in live e farci una sorpresa, in teoria giochiamo di venerdì pomeriggio, però io non penso che Zed possa entrare in live mia, perché sennò dovrebbe entrare in live di chiunque streami, però va bene. Ah, giusto, fammi cambiare la categoria, aspetta. Fammi cambiare la categoria di Twitch, così la gente finalmente sa cosa stiamo facendo, se c'è. C'è come categoria, 8 follower! Il gioco c'è come categoria! Artifacts and Antiquity, perfetto. No, ho saltato. Comunque è quel modello di computer. Cioè, se vediamo in una di queste live, mentre giochiamo uno dei suoi giochi, entrare The Man Himself e io sbocco. Sì, madonna. Sì, esattamente così. Ma io sto vedendo una cosa. La tazzina di Gracie. Bartleby Bakery. Non è la stessa bakery di Man from the Window? 4 giochi? 4 giochi nello stesso universo? Cioè, se non è la bakery, è il ristorante di quelle altre due. È il ristorante della cagnetta e della pecora. Oh, aiuto. No, Alex, io ripeto, cioè, dobbiamo fare il cosplay di gruppo dello ZCU. Cioè, non ci riconoscerebbe un cazzo di nessuno, però sarebbe fantastico. Cioè, io essendo 1,80 m e passa posso fare Morton, assolutamente. Comunque, sì, è esattamente quello. Come faceva a saperlo? Oh, ci sono un sacco di persone che stanno chiamando per problemi riguardo a quel tipo di computer proprio adesso. Odio doverlo dire, ma probabilmente è meglio se ne compra direttamente uno nuovo, preferibilmente non della stessa compagnia. Cosa? Come mai, se posso chiedere? Beh, this is the part where I'm supposed to tell you. Beh, questa è la parte in cui in teoria dovrei parlarle del... Stiamo cercando una soluzione... Cioè, la parte in cui io dovrei dirle... Stiamo cercando una soluzione, o... Non si preoccupi. Stiamo lavorando per lei. La preghiamo di rimanere in attesa per non perdere la priorità acquisita. Gracie basatissima. Sì, è vero. Cioè, lei è me. È me al lavoro. Io dico... Guardi, in teoria non gliela dovrei dire questa cosa. Questa dovrebbe essere la parte in cui le dico... stiamo cercando una soluzione, la preghiamo di rimanere in attesa. Però le dico direttamente, il suo computer fa cagare. Fa prima a comprarne uno nuovo. Ma non è vero, per niente. Lixis, all have a special chip. Hanno tutti un chip speciale che è stato fatto da una... da un metallo estremamente... a basso prezzo, chiamato Neon. Va bene, economico. Grazie, economico, non me lo ricordavo. Il primo problema con il chip è che hanno solo... è che funzionano solo per un paio di anni prima di fermarsi. E dopo un po'... Ok, vivono per un paio di anni al massimo e poi iniziano ad arrugginire. Quindi dovrei semplicemente... sostituire il chip? Beh, vede, è qui che arriva l'altro problema. Neon è stata outlawed. Cioè, è praticamente stato ritirato dal commercio a causa di quanto sia volatile. E Lancy Electronics ha consapevolmente utilizzato questo materiale pericoloso solo per risparmiare sui costi di produzione. Quindi ora il nostro prodotto principale è la durabilità. E la compagnia... No, is a liability. Liability. No, aspetta, non è durabilità. Insomma, il nostro prodotto principale è una scammata gigante, insomma. E la compagnia sta veramente andando a rotoli a causa di questi... di queste cose molto shady che alla fine sono saltate fuori. Ho deciso di lavorare da casa oggi perché, come nelle ultime... perché,
L'ufficio in questo momento è tipo come le ultime ore di Pompei. Quindi, aspetta! Lo Z Cinematic Universe è ambientato nel mondo reale, se Pompei è esistita. Se nella lore del Z Cinematic Universe esisteva Pompei, se è la stessa Pompei, vuol dire che è in un futuro dove i furri fanno parte della società umana. Ti giuro, io sono sempre più catturato da questo gioco. Io sono sempre più catturato dai giochi di Zed, non hai idea. E ad essere totalmente onesta, non ho per niente voglia di gestire la cosa oggi. Mi perdoni se glielo chiedo, signorina, ma va tutto bene? Sembra piuttosto distaccata al momento. Oh, io sto bene, a dire la verità, no. Ho dato tutto me stessa in questa compagnia, adesso è semplicemente tutto finito. Giù il sipario. And do you know what the higher-ups... E sa che cosa hanno da dire i piani alti rispetto a tutto questo? Niente. Appunto. All the executives... Tutti i grandi capi hanno o già dei posti nuovi in cui andare, oppure vanno direttamente in pensione, mentre nessuno come me si prendono niente. Non so neanche dove andrò dopo questo. Beh, in quel caso potrei suggerirgli il sito dei post di pagine rosse, cioè probabilmente le pagine gialle, però nel loro universo. Un mio buon amico ha avuto un po' di problemi a trovare lavoro, però poi è riuscito a trovare qualcosa là. Credo di averne sentito parlare, lo controllerò appena un momento. Cielo, lei è la persona più dolce che abbia mai trovato. Si prende addirittura il tempo di aiutare nessuno come me. Grazie. Oh, e ad ogni modo, dovrei dirle anche questo. Si sbarazzi di quel computer immediatamente, tipo adesso. Morton! Morton, per favore, liberati di quel computer! A parte come sta facendo Morton a parlare? Cioè, è in viva voce con la cornetta abbassata. Oh no! Morton, per favore, vattene via da lì, ti prego! Una volta che il chip inizia a rugginire, tutto quanto inizia a surriscaldarsi abbastanza velocemente, come il mio computer. Sì, i telefoni aziendali possono rispondere così. Davvero? I telefoni aziendali possono fare questa cosa? Sono stato in un sacco d'aziende e non lo sapevo? Comunque Morton è molto chill per il fatto che il suo computer stia fumando davanti ai suoi occhi. Wow! Morton, scappa, butta via quel PC! Ida! Ida! Beh, signore, grazie per aver chiamato Nancy Electronics. Passi una bella serata. Sta tipo prendendo fuoco l'ospedale, però va bene. Sarà bene che cominci a cercare, allora. Mai visto un film dove in azienda rispondono al telefono aziendale lasciando la cornetta abbassata? Mai! Mai, Alex, mai! O se l'ho visto non ci ho mai fatto caso. Assurdo, sì. Beh, mondo tenga gli occhi aperti. Cioè, come si dice? Beh, tieni gli occhi aperti, mondo. Gracie sta arrivando. Assurdo, pazzurdo. Stahl & Co. Shipping Company, va bene. Cos'era quella pianta incredibile? C'era una pianta incredibile, va bene. Io immagino di essere Stacy a questo punto. Immagino di essere lei. Gracie, scusami, non Stacy. Quindi, sì, dopo essere sta... After getting down... Ok, aspetta. Dopo essere stata... Cristo Madonna, sono vivo! Ciao, ciao Matteo! Perché? Mi è morto il PC e si è scaricato il telefono. Comunque si è girato tipo 38 posti e alla fine è finita lì. Ah, come in Italia, praticamente. Comunque, Matteo, siamo sul gioco furry. Abbiamo parlato al telefono con... Non si aveva più un cazzo. Matteo, l'importante è che non ci siano questi casini con il mio computer ad anno nuovo. Ma comunque, per farti la lore. Praticamente, noi siamo lei, che lavorava per un'azienda. L'azienda chiude,
E i grandi capi o hanno già un altro posto o vanno in pensione. Lei, che è una povera signora nessuno, cazzi tuoi, trovati un altro lavoro. E abbiamo parlato al telefono con un personaggio di un altro gioco della Zelda Cinematic Universe. E probabilmente abbiamo la prova che quattro giochi di Zed sono ambientati nello stesso universo. La lore si espande sempre di più. Comunque, sì, lei è stata rifiutata in 38 posti. Sono davvero impaziente di cominciare, signorina Faye. 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 Come cazzo si pronuncia Faye? L'ho trovata anche in Finding Paradise. Come cazzo si pronuncia Faye? Qualcuno di voi lo sa? Qualcuno di voi sa come si pronuncia Faye? Faye. Faye, grazie. Chi è la signorina Faye? Ma è una fatina! Ma è una fatina! Ma... Well, ain't that just the business? Aspetta, il mouse. How to pronounce fire? Grazie, Matteo, grazie. 1 minuto e 5 per come si faccia. Va bene. The following pronunciation is brought to you by pronouncenames.com. Fay. Fei, va bene. Fay. Fei. Ok, fa rima con Bey. Va bene, quindi è Fei. Quindi è Fei, si pronuncia Fei. Comunque, come traduco? Oh shit, ci ho preso, non ci credo. Fei, grazie. Come si può tradurre questa cosa? Cioè, ci sta parlando letteralmente una fata, ma noi come possiamo tradurlo? Ma ha sbagliato a dire pronunciation? Aspetta. Pronunciation. The following pronunciation. Pronunciation? Boh, vabbè, sentite. Sono britannici di merda. Sono britannici di merda. Non fate caso alle pronunce. Fatemi vedere una cosa nella chat. Voglio braccare un attimino. No, non c'è chi penso. Non c'è chi penso in chat. Vedevo quattro visualizzatori, va bene. I would like a bottle of water. A bo what? Water. I'm sorry, what? Water. Oh, you mean water? Ma vaffanculo, sai che cosa ti rispondo? I'm not thirsty anymore. Ma vaffanculo. Si dice pronunciation, scritto come si dice, mi pare, boh, non lo so. Comunque, come si può tradurre ain't that just the business? Perché questo qui è uno slang di sicuro. È sicuramente uno slang questo. Non ho idea. Vabbè, vediamo se dal contesto lo capiamo. Guarda un po' se non è. Urban Dictionary, grazie Matteo. Grazie Matteo, fammi vedere. Urban Dictionary. Sì, aspetta. Oi, 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 oi. When bees flit from flower to flower, the nectar sticks to their legs. The phrase bees knees means sweet and good because the knees of the bee are where all the sweet good stuff is collected. That definition about moving around really fast is wrong. Ok. Quindi, in poche parole, no, non fa bene muoversi così velocemente da un posto a un altro, in poche parole. Giusto? Madonna, quante cose sto imparando. Non ero molto convinta nell'assumere qualcuno tramite internet, ma sembra che tu possa funzionare. Ain't too much to do around here. Non c'è tantissimo da fare qua di notte, quindi dal momento che questo posto è semplicemente un magazzino di spedizioni. No, dice che la definizione del muoversi è sbagliata. E allora? No, Matt, allora non ti sto seguendo. Allora non sto seguendo la situazione. Comunque sono deluso, per ora l'unico furry veniva da un altro gioco.
Adesso, detto fra noi, they really only ship stuff. Spediscono solamente roba con cui nessuno vuole avere a che fare. Significa sweet and good. Ah, ok, quindi insomma ci ha fatto un complimento in poche parole, ok. Ma per qualche ragione ci pagano per assicurarsi che nessuno entri dentro e rubi qualcosa. Adesso vieni con me, seguimi, ti mostrerò l'ufficio. Ok. Perché lei è una farfalla? Cioè, non lo so, deve essere successo qualcosa nella lore dello Z Cinematic Universe. Leggiamo perché non so, però. A parte, non dovrebbero andare avanti le cose finché non le mando avanti io. Comunque, i proprietari di questo posto sono i fratelli Stahl. L'hanno... They built it from the ground up. They did. Insomma, l'hanno costruito da zero, praticamente. Ok, voi state parlando di roba. Ma... cosa succede nella lore dello Z Cinematic Universe? Perché ci sono dei furri, che sono palesemente furri e basta, ma ci sono anche umani con caratteristiche animali. Quindi che cazzo succede nell'universo di Zed? Cioè questa sembra a tutti gli effetti un essere umano, ma con delle ali di farfalla e basta. E non è il primo che abbiamo visto con caratteristiche simili. No, Matte, io voglio approfondire seriamente cosa succede nella lore di Zed. Comunque, Matteo, siamo d'accordo che un giorno ci mettiamo d'accordo e facciamo il cosplay di gruppo dello Zed Cinematic Universe. Cioè, non ci... almeno in Italia non ci riconoscerebbe nessuno, però sarebbe bellissimo. Secondo me è come BoJack Horseman, dove nessuno fa caso al perché ci siano sia animali antropomorfi che umani nella società. Alex, te alla fine l'hai visto il mio video sulla folle teoria di Weber Bears e il multiverso? Potreste aver sentito parlare di loro già da qualche parte, non lo so. Ma sono davvero le persone più gentili che tu possa incontrare. A volte, nei fine settimana... they come out here in their trucks. Ah, ok, vengono col loro furgone e... fanno qualcosa sul retro, non l'ho capito. Ma non della nessuno. Aspetta. Ah, te dici il video del multiverso? No, perché è una teoria molto interessante. Lo puoi guardare tranquillamente. Ho cercato di parlare come se stessi facendo il discorso a qualcuno che della serie non sa nulla. Quindi tutto quello che ti serve l'ho spiegato. Moonshine. Più o meno. Cioè, perché stiamo parlando di... cioè di animali che parlano nel mondo normale e nessuno ci fa caso. Oh sì, it's real good too. I'll get them to party some next time. Non ho capito di cosa stanno parlando, la moonshine. Credo che ne farò a meno. Vabbè, preparati tesoro. Oddio. Quello è Mike. 5 giochi! 5 giochi! Gli uomini ombra! 5 giochi, Alex! Ok, no, basta. Abbiamo la conferma. I giochi di Zed sono tutti ambientati nello stesso gioco. Tutti nello stesso universo. Ok, va bene, Matteo. Apra fuoco. Diciamo a Mike... Ehi, Mike. Ma è bellissimo, hai baffoni. Hai baffoni, è bellissimo. Oh, non facci caso a lui, fa soltanto un po' lo scemo. Piacere di conoscerla. Uguale. And this here is our state of the art security system. Ragazzi, ci perderò la testa, io spero che sia facile da capire. Ok, questo è probabilmente il sistema di sicurezza di telecamere, ok. The Stars Daisy Chained. Ok, probabilmente gli Stall hanno piazzato un sacco di vecchie TV assieme e poi l'hanno attaccate a delle videocamere che hanno comprato al negozio, va bene. Farnese Zez, scherzaci. Io voglio sapere chi è il cattivo di questo gioco, voglio... voglio un furry a tutti gli effetti che non sia Morton, con tutto l'amore che provo nei suoi confronti, ma...
Funziona anche una meraviglia. Beh, che dobbiamo fare se un ladro si mostra? If it ain't something either me or Mike. Se non fosse qualcosa che io o Mike non potremmo gestire. Cioè, se non è. If it ain't. Ok, se non è qualcosa di nostra competenza, generalmente potremmo anche andare a casa. Sì. Quindi rimaniamo semplicemente seduti qui, aspettiamo finché non succede qualcosa. Sulla mia gola. Sai cosa? Lascio tutto qui perché se muore live lo vedo. Non sempre. A volte il segnale video funziona benissimo. Allora guardiamo quello. Ah, The Movie Channel. A volte guardano i film, bellissimo. Ah, beh, perfetto. Ma di quello ne parliamo dopo. Stanotte, questa notte non sarà come le altre. I Stals hanno accettato un contratto di trasferimento. No, aspetta, a contract. Ok, deve venire trasportata un sacco di roba piuttosto costosa. Ah no, devono. Ok, no, aspetta, ho tradotto male io. Praticamente c'è della roba piuttosto costosa che loro devono spedire il giorno dopo. I don't know where it all done come from. Non so da dove sia venuta fuori, ma è sicuramente più bella del. Di quello che generalmente spediamo. Io la butto lì, Alex. Rus e quell'altra. Midnight Made Night. A parte la. No, è vero, cioè, esisteva già nello stesso universo. Cioè, è la roba che noi abbiamo preso dalla villa nel gioco precedente. Pog? Ah, non credo. Non credo. Non credo. C'è un vecchio. C'è una vecchia bara sulla camera 3. Uscirà qualcuno da lì. Adesso, prima che tu venissi qua, io e Mike abbiamo iniziato a sentire degli strani rumori provenire da quella telecamera. Il protocollo dice che se sentiamo qualcosa di strano, allora dovremo controllarlo. Tu sei nuova, quindi, non ti manderò laggiù. Piuttosto andremo o io o Mike. Il tuo lavoro stanotte è soltanto restare qui e assicurarti che tutto vada liscio. So, go ahead. Quindi va avanti e prendi quella radio sul tavolo. There's a little tab. Ok, mi piace un attimino come l'hanno gestita, non rovina l'immersione. Presumo che il tab sia anche un qualcosa del walkie-talkie. Insomma, c'è un tastino che devi premere quando devi usarlo. Dovremmo usare anche tab, aiuto. Tutto ciò che devi fare è mandare uno di noi alla camera 3. Pensi di poterlo fare? Oh, assolutamente. Quanti game over faremo? Just talk to either one of us. Parla semplicemente a uno di noi e ci andremo subito. Tab in italiano sta pure per tastierino, clip o simile. Ah, ok. Vedi Alex, mi piace che ti ha dato le istruzioni senza rovinare l'immersione. Ok. Sì? Parla con Faye. Oh, sono molto contenta che tu sia qua. Rende tutto quanto un botto più facile, sai? Fierissimo lui. Ti ascolto. Parla con Mike. Non è tanto, ma è un lavoro. Non è tanto, ma è un lavoro onesto. È bellissimo. Ovviamente ho le tette. Ok, ho preso la radio. Quindi
Le buba. Sì, ma quindi in teoria che cosa dovrei fare? Cioè, io dovrei veramente restare a guardare le telecamere e basta? Non posso letteralmente andare dentro il magazzino e vedere che cacchio succede? FNAF momento. Cioè, non ho ben capito in realtà le istruzioni. Cioè, io presumo che debba restare qui finché non succede qualcosa, ma non volevo fare questo. Quelli sono i vestiti da Melba. Prova a fare che cosa? Non ho ben capito cosa devo fare in realtà. Sarò scemo, ma... C'è letteralmente la luna laggiù, incredibile. Finalmente libero, bentornato Matteo. Se non scrive che sto mangiando, ok. Boh, Alex, io proverei anche a entrare dentro il magazzino. Non ho capito bene cosa devo fare in realtà. Perché qui non credo succeda niente. A parte sì, il walkie-talkie per chiamare uno di loro nel caso succeda qualcosa, quindi presumo di dover andare dentro i magazzini. Proviamo, la peggio si muore. Non credo che dovrei andarci da sola. Ah. Allora, io andrei con te anche. Chiedile di entrare nel magazzino. Cioè, ci ho già parlato, parla con lei. No, lei dice la stessa cosa. Allora presumo che anche lui dica la stessa cosa, che non è tanto ma un lavoro onesto. Oddio, ma... Ah, ma sono i miei capelli, non è un ventilatore. Sono i miei capelli. Chissà in quanti altri giochi c'è un'opzione strana guardando in alto e noi non ce ne siamo accorti. Oi oi. Va bene, proviamo la seconda opzione. Ok. Proviamo. Non sono da solo. Cioè, ma io non sono da solo. Non ho veramente capito cosa devo fare. Ok, lei è là. E... Ah! Ah, così le dico come muoversi.
Oioio, è un po' un macello. È un po' un casino, aspetta. Devo anche stare vicino, aiuto. È un casino. Mi incasinerò parecchie volte. Ce l'ho fatta. Beh, sembra tutto a posto. Go ahead and give that monitor. I'm gonna tap. Then I'll take a closer look. Eh? Cosa? Cosa? Vabbè, dare un'occhiata più da vicino, ma... Cosa intende per give that monitor? I'm on a tap. Ti giuro, non sto capendo minimamente come si giochi. Ti giuro. X per skippare. Sì, ma... Trovato niente? Dai a quel monitor dove sono un tocco. Ah, ok, ok. Niente. Non si è mosso. E io non sento nulla. Ah, ma quindi è quello il sarcofago. Io pensavo fosse il coso gigante. Non l'avevo visto per nulla. Ti giuro. Beh, ritorno subito. Eh? Bro, lo spook. Ma cosa cazzo succede? What? The near limitless level of insolence you mortals exude on a constant basis has now doomed you all. Cosa? Cosa? Riperoni Matteo, ma cosa sta succedendo? Ok, il livello di insolenza quasi senza limiti che voi mortali emanate costantemente vi ha adesso condannati tutti quanti. Man, this is a Wendy's. Redimetevi? Sì, sì. Comunque, quello lì adesso e permetteteci di reclamare ciò che è nostro di diritto, altrimenti non vivrete un giorno di più. Eh? Ah, perché l'ultima speranza per la razza umana doveva risiedere nelle mani di questa stupida città di idioti? Non lo so, Hick, come si possa tradurre. Ascolta. Ma che cazzo sta succedendo? Dove sono i furri? Ma lei è venuta nel nostro ufficio? Cosa sta succedendo? Adesso capite? Ogni singolo artefatto che è stato portato qui è rubato. Sì, certo, come se io ci credessi. Gli Stans non ruberebbero mai niente. You hay seeds, voi semi di grano non capite. Non lo so, magari è un altro slang, ma non voglio stare a cercare tutto. Voi idioti non capite. Non ho mai implicato che i vostri... non ho mai specificato che i vostri impiegati fossero consapevoli di avere dei tesori rubati. Loro sono irrilevanti in tutto ciò. Questo però non cambia il fatto che, se quegli artefatti non vengono restituiti, l'armata degli dei antichi verrà rilasciata sul vostro mondo. Ma questo non è giusto. Perché dovremmo venire puniti noi per qualcosa che ha fatto qualcun altro? Non mio problema! Nonostante, my reservations about... Nonostante ciò che penso di voi, deficienti senza cultura... sono dalla vostra parte per quanto riguarda questo. Distruggere l'umanità per il bene di 7 piccoli aggeggi che non usiamo nemmeno sembra piuttosto stupido. Per questo motivo sono venuta ad aiutarvi. Porta i 7 artefatti da me prima che la pazienza del dio si esaurisca e voi verrete perdonati. I trinkets? Ah! Ad ogni modo, anche col mio aiuto, questo non sarà un compito facile per voi tre. Dato che sia per Sekhmet e che per Thoth are placing their thumbs upon the scale against you. Stanno pigiando sulla bilancia a vostro sfavore. Isacco referenza, Thoth! Sì, esisteva veramente Alex, se non lo sai, era una divinità egizia.
They both wish to bring about... Entrambi desiderano la fine della razza umana e faranno tutto ciò che possono per fermarvi. Testa Ibis? Sot era la testa di Ibis, se non ricordo male. Questa clessidra rappresenta il tempo che vi rimane finché gli dei non si saranno stancati di aspettare. You must bring each artifact to me before it runs out. Ok, dobbiamo portargli tutto prima che si esaurisca. Ok. Credo che sia il momento giusto per sfoggiarla. Quindi. Si vede la clessidra? Sì, certo, se poi tengo la testa in avanti, sicuro non si vede, ma... Se la metto dove sta Vanillo, si vede meglio. E Vanillo starà qua, perfetto. Oh, come... guarda, si vede una meraviglia. Bellino Sot, però Seth era più coccoloso. Chi era Seth? Non me lo ricordo mica, cioè è passato troppo tempo da quando ho studiato gli antichi egizi. È passato troppo tempo. Non riesco a mettere... Ok. Ah! Mi fa morire che ha un bicchiere di vino in mano. Sì, infatti. Poi la mega clessidra che non si sa da dove l'abbia presa, però va bene. Ah, mi pareva quello che divorava i cuori. Ah, lui! Ok, ora mi ricordo, sì. Infine, potete facilmente usare i miei poteri per mostrarvi dove stanno gli artefatti. Tutto ciò che dovete fare è chiedere. Qualche domanda? Quando? Quando Health Down? Sì, che ne dici di... No, ora stai zitta. Vai! Belle domande. Grandi domande, Che c'è? Parla con... Chiede aiuto per l'artefatto. Beh, non vorrei essere scortese, ma... Chi sei tu esattamente? Chi sono io non è importante. Non più, perlomeno. Io sono senza nome. È tutto ciò che devi sapere, mortale. Dopo aver pesato i cuori. Sì, sì, era il viaggio per l'aldilà. Promemoria per voi, ragazzi. Se voi andate al Museo Egizio di Torino... il libro dei morti, leggetelo da destra verso sinistra, non da sinistra verso destra. Tutti l'abbiamo letto al contrario. Ulisse? Cosa c'entra Ulisse? Cosa c'entra Ulisse? Te? Non mi piace, neanche un po', neanche a me. E te? Nessuno, che si chiama nessuno. Ah, già. Sì? Mi dispiace che la tua prima notte debba essere diventata... Deve essersi incasinata così tanto, tesoro. I know things can get kinda strange. So che le cose possono farsi strane in città di notte, ma normalmente questo non succede qua. Sono tutti ambientati nella stessa città. Orso cos'è? Un manga, lol. Ma cosa? Specialmente nulla di tutto questo. Non ti scusare, non è colpa tua dopo tutto. Lo so, ma mi sento ancora responsabile. Il libro dei morti. Praticamente sì. Ok, l'aiuto per il coso. E va bene. Osserva. Là. Che comprendi da te il resto. È questo qua. La numero 4, ok. Il 4, ok. Devo mandarla al 4. Se ho capito bene. Vediamo se sto capendo. Pensi che sia lì dentro? Perché esclamativo?
Ho come l'impressione che lei muore. Ho l'impressione che lei muoia. Ragazzi, facciamo badendi alla prima run. Ehi, l'ho trovato. Lo riporterò subito qua. Non può essere così facile. Signorina Faye? Faye? E là? Il segnale è un po' instabile a volte, specialmente quando inizia a soffiare vento là sopra. C'è un computer qua nella lobby. Quando smette di funzionare vuol dire che devi riavviarlo. Va, dagli un'occhiata, ti chiederà una password. The thing is so cheap that it will accept anything to type in. Ok, premi tasti a caso, cioè è talmente scraso che basta premere roba a caso. Cioè, ma lei non si può ricordare da sola la strada per venire qua, eh? No. Sus, ho premuto sus, però va bene. Volevo scrivere sus, ma va bene. Cioè, lei non si può ricordare da sola la strada per venire qua, eh? Non può ricordarsela da sola la strada. Come se lo sta portando dietro? How? Telecamera a circuito chiuso? No, hanno preso videocamere wireless dai cinesi. Dovevano risparmiare. Hai ripreso con successo il primo dei nostri artefatti. Ma non essere così tanto fiera di te stessa. Non essere così confidente. Pertanto i servi di Sekhmet have been tasked with preventing you. Sono stati addestrati nell'impedirti di completare questa missione. Le sentinelle ora sono arrivate. In vita, lui era un steadfast guardian. Era un guardiano del nostro regno. Steadfast non lo so. In morte gli è stato concesso di tenere il suo corpo mortale come ricompensa. Ora lui è qua. Fa attenzione a lui e non entrare nella sua stessa stanza. Se tu dovessi incrociarlo, non sarò capace di salvarti. Ora va. Ah. E dov'è il signore? Va bene, io manderei anche lui. Uno per volta. Oddio, incredibile lui. Ehi, why do we have... Perché dobbiamo essere noi a fare tutto questo? Ad ogni modo. Perché io non lo farò. Oh, beh, mi sembra onesto. Ma cambia i dialoghi di tutti ogni volta? No, potevo parlare con il vecchio. Ehi, sono riuscito a superare 8 anni di servizio telefonico. Questo non è nulla. Ok. Ragazzi, se vogliamo tutta la lore sarà un po' difficile. Osserva. Oioi. Oioi. Oioi, lo vedo. Aspetta. Dove cazzo è intanto? Come corre lui? È incredibile. Che stanza è, aiuto? Che stanza è? Ragazzi, non ho un cazzo idea di che stanza fosse. Ah, oioi, sarà molto brutta questa. Posso riparlare con la tipa oppure mi manda a cagare? Uno, due. Shh, shh.
Questo è questo, è qua, mi sa. No, aspetta. Penso. No, aspetta. Negli altri giochi al massimo avevi bisogno di pazienza ed era un pattern noto, ma qui devi effettivamente pensarci. No, Alex, facciamo badendi, lo sai. Io non sto capendo dov'è. Sì, ma tanto siamo già morti. Non sappiamo dove. Io provo a fargli controllare, ma... Secondo me la perdiamo. La perdiamo, non può essere questo. Leone cane fifone. Che cazzo è? Che cazzo era? Return the Slavs. Una delle tante trappole piazzate da Thoth è stata triggerata. Dovevo aver guardato... The Very Passage of Time Itself. E il passaggio, cioè lo scorrere del tempo si è velocizzato. Ah, questo non è morto, semplicemente abbiamo perso tempo. Oioi, no. Non ne usciremo mai. Guarda dove cazzo sta. Non ne ho la minima idea. Smaterializzato, no, ancora no. Non ne ho la minima idea. Oioi, non usciremo mai. È questo, vero? È lui, è lui. Porca puttana, è vero, c'è il coso verde lì, è vero. Tanto siamo morti. Sì, c'è il coso... Oddio, quanto devi essere... Ragazzi, moriremo tante volte. Moriremo tantissime volte. No, no, non ce la facciamo materialmente. Non ce la facciamo materialmente. I suggest that you keep a close eye on the whereabouts of your enemies this night. Insomma, tenere d'occhio dove stanno i nemici. Pertanto non posso garantire che sceglieranno di rimanere fermi nello stesso punto quando avrete collezionato un artefatto. Non dimenticarlo. Oi oi. Ma tanto siamo morti, cioè non ne usciamo. Ne abbiamo presi due e basta. Tanto ne abbiamo presi due e basta, cioè non ce la facciamo mai. Mai nella vita. Cioè, ma quanto cazzo devi essere veloce? 2 di 7, sì sì. Oddio, è arrivato anche l'assassino, madonna. In vita era una forza infermabile fra la nostra gente. Nella morte gli è stato permesso di tenere il suo corpo mortale come ricompensa, anche lui. Ora lui è qua. Sarà più difficile della sentinella da localizzare. Watch the shadows closely. Guardate attentamente le ombre. For you will no doubt be able to see his piercing red eyes. Ok, lui ha gli occhi rossi invece. Oi oi. È lì. Ma tanto non ne usciamo mica, ragazzi. Tanto siamo morti. Tanto siamo morti. Va a prendere questo, va a prendere quello. Sono guardie di notturne, non dei donati corrieri. Già, questo non è ciò per cui mi sono presentata. Ma se non lo facciamo, sarà la fine per tutti noi. Beh, che me ne frega, tanto sarei andato in pensione domani. Sì? Parla con Faye. Dovrò mettermi a tavolino e fare una lunga discussione con gli Stall riguardo al perché hanno accettato... Riguardo a dove, da dove hanno accettato quel contratto. Da qualsiasi posto possa venire questa roba, sono sicura che ritorni indietro. It ain't going back there. I'ma make sure they ain't going back there no more. Vabbè. Cosa cambia tra i due quando li mandi? Secondo me niente. Cioè, sembra una buona idea.
Vabbè, tanto ormai siamo morti. Cerchiamo di approfondire un po' la lore. Che c'è adesso? Che non ci torneranno più, ok. Questi servi di Sekhmeth che tu hai menzionato poco fa, perché non vengono qui a prenderci? They know better than to... They know better than to directly raise their hand against me. Insomma, fanno prima a rompere le palle a noi che a lei, in poche parole. Infatti, fin tanto che starete vicini a me, starete al sicuro. Allora, perché non ci segui dentro il magazzino? Sono sicura che... Non dirmi come fare il mio lavoro, mortale. No, I don't come... No, io non vengo da te a dirti che cosa fare. Ma in realtà sì. In realtà sì. Silenzio. Cioè, davvero, lei potrebbe tranquillamente seguirci e renderci il lavoro facile. Che stronza. Vabbè. Tanto siamo morti. Tanto siamo stramorti. Barili rossi. Barili rossi. Va bene. È questo, la 2. Vabbè, Fei, tanto ti ho voluto bene. Ti ho voluto bene. Chissà se posso mandare più di uno assieme. Non mi conviene. Non mi conviene, perché se alcuni si spostano è la fine. Se qualcuno si sposta è la fine. Oh. I mean, però non deve trovarsi nella stessa stanza e basta, dovrebbe funzionare, no? Basta che non si trovi nella stessa stanza. Ok. Basta semplicemente che non sia nella stessa stanza, da quel che ho capito. Tanto, ragazzi, non lo vinciamo. Al primo tentativo si fa Badendi. Bella, la maschera Furry. Abbiamo trovato la maschera di Lucario. Ai. Ma lui è Bob il coso, bello. Qui c'è così in terra che nessuno si degna di riprendere, ma vabbè. Però ne abbiamo presi 3 alla prima partita, facendo schifo, insomma. Siamo a 3. Forse la mia fiducia in voi sempliciotti di campagna non era del tutto buttata all'aria. Vi consiglio di non deludermi. Tanto fra un granello siamo morti. Fammi vedere la lore. Cioè, ormai tanto siamo morti. Parliamo con tutti. Come te la cavi? Spero che non sia troppo come la tua prima notte. Beh, un po' tanto, sì. Ma me la caverò. Bene. Ragazzi, ora facciamo chiacchiere speedrun. Parla con Fei. Tanto i dialoghi, tanto la storia non... Cioè, tanto il tempo non avanza durante i dialoghi. Questo è buono. Signorina Fei? Sì? Se non le dispiace, come domanda. Da quanto tempo lavora qua? Oh, mi stai chiedendo di andare davvero indietro. Sono cresciuta con gli stalli e un giorno sono venuti qui e mi hanno detto vogliamo cominciare una compagnia di spedizioni, vuoi unirti? Ora inserisce la meccanica del tempo durante i dialoghi, stai zitto. Se lo fa non compro i suoi due giochi. Avevo più o meno 20 anni allora e... And ahead of it of a mean streak going too. E me la stavo anche cavando bene. And since I was in some trouble... Ah, ok. E dato che ero un po' nei guai con la legge, avevo un po' di problemi a trovare lavoro di qua e di là, ho iniziato a lavorare per loro. I got plenty of stories. Ho un sacco di storie da raccontare, forse un giorno te le dirò, la fine. Oh, mi piacerebbe sentirle. Sì, sì, se sopravviviamo abbastanza. Lor. C'è qualcos'altro? C'è qualcos'altro che vorrei chiederti? Sono sicura di sì. Perché ci stai aiutando? Mi serve una ragione? Come vi ho detto prima, distruggere l'umanità per il bene di 7 oggetti inconsequenziali non mi sembra piuttosto giusto. Non sono senza cuore.
Oh, beh, forse allora non sei così male dopo tutto. Ah, non facciamo le cose con fretta. Tanto siamo morti, ragazzi. Tanto è già finita. È un miracolo se prendiamo il quarto. Ok, la tuta. So dov'è la tuta. Va bene, va bene. So dove sta la tuta. Va bene. Mike, mi dispiace per te. Sei te quello che morirà, lo so. Sarai il primo a morire. Allora, la tuta sta qua. Non deve passargli davanti. Fagli fare il giro di qua. Ah, ma il tempo si resetta ogni volta. Allora siamo a posto. Ragazzi, se il tempo si resetta ogni volta, allora forse ce la facciamo. Sì, infatti, il tempo si è ripristinato. È incredibile. Cioè, allora forse è il tempo che ci serve per trovare ogni singolo artefatto da solo. Ok. Ok, no, se il tempo si resetta ogni volta, allora forse vinciamo. La tuta si vede in SpongeBob. È una semplice tuta da sottomarino. Link. Oh no, adesso lui potrebbe respawnare come blu... Cioè, lui probabilmente è vita extra. Se muore, respawna come Blue Baby. No, lì c'è gli occhi rossi, vai di qua. Va bene, se lui muore... Oh no. Non potrebbe andare Faye a resettare, vero? Ho scritto... Volevo scrivere polpettone, ma non ci stava, va bene. Chissà se c'è un easter egg se clicchi certa roba. Fermo. Deve fare il giro lungo perché lui si è spostato. Ma come minimo c'è sicuramente un percorso fra una telecamera e l'altra che è più breve e sicuramente c'è una strat facile da gestire. Io spero che alla fine il gioco mi dia la possibilità di fare un po' free roaming all'interno del coso. Come lo sapevo che lo dicevi. Sì, sì. Hai completato la prima metà? Avete completato la prima metà del vostro compito questa notte. Ad ogni modo, il terzo servo finale Sekhmet adesso è qua. Il prete è arrivato. Il sacerdote, insomma, il sacerdote. L'High Priest era il sacerdote supremo. È difficile per me dire in parole semplici quello che è diventato. In vita lui è asceso. Oh no, ha fatto no damage. Ci fa danno doppio, ragazzi. Adesso il suo spirito e il corpo non sono più legati a questo mondo. E ciononostante lui è incapace di andare in quello dopo. I vostri tristi occhi mortali non saranno capaci di vederlo, o no? Prendete il mio Hank. Se lo tenete in mano e vi concentrerete sarete capaci di capire dove sia. Ah, la forma The Lost praticamente. Sì, è The Lost ma è invisibile. You may use it in the same way. Potete usarlo nello stesso modo in cui usate la cosiddetta radio. Oh no, ora ci intortiamo. Ora andate. Oh no, ci intortiamo qua. Qua ci intortiamo, ragazzi. Sì? Stai bene? Sì, tesoro. Beh, scusami tanto. Stavo soltanto pensando. Tutto qua. C'è letteralmente un milione di altre cose che preferirei fare adesso piuttosto che salvare l'umanità da degli antichi, degli arrabbiati. Ah, puoi dirlo forte. Lui è spaparanzatissimo così. Cioè, Mike è proprio il vecchio del non me ne frega se il mondo esplode. Stai bene? Beh, penso di sì. La lore. Fammi indovinare, hai qualcos'altro da chiedermi? Sembri conoscere tante cose riguardo al regno degli dei e cose simili. Per caso tu sei una dea? Già. Beh, che dici? Pensavo che fosse abbastanza ovvio. Allora, aspetta. Osserva.
Nella stessa stanza, davvero? Ok. Stessa stanza, ok, ok. Ora aspetta. Allora, non può essere letteralmente la stanza 10 perché... Ok, lui è qua. Lui è qua, allora... La mando di qua. Ok. Lui è dentro la 9. Controlliamo perché potrebbe cambiare di posto. Oh merda. Merda, non l'avevo visto. Cazzo. Cazzo, non l'avevo visto, che palle. Niente, lei c'è morta. Lei c'è morta. Cazzo, non l'avevo vista, poteva essere perfetto. Niente ragazzi, ci siamo fottuti il finale buono. Sfortunatamente per lei, Faye è entrata nella stanza occupata dalla sentinella. RIP Faye. E non essendo al minimo livello di un servo degli dèi, è stata trasportata nell'oltretomba. No, è vero, la lore di personaggi che muoiono! È vero! Quando i personaggi morivano c'era la lore su di loro! Ora dobbiamo ammazzare anche il vecchio, ragazzi. Dobbiamo ammazzare anche Mike ormai. Oi oi. Forse io posso entrare dentro il magazzino se muoiono tutti e due. Skill issue. Sì, effettivamente skill issue, non l'avevo visto. Dopo parecchio tempo, i suoi tre figli adulti hanno iniziato a... Pleaded with her to find a job. La pregarono di trovare un lavoro che non fosse tanto pericoloso quanto una guardia notturna. Ma a causa della sua lunga amicizia con i proprietari, lei è rimasta. Il suo senso di lealtà l'ha inavvertitamente condotta alla sua stessa fine. No! Ehi! Mi tocca mandare il vecchio. Mi tocca mandare il vecchio. Mi tocca mandare Mike. Mike. Ah, non volevo. Ok, lui è sempre lì. Nessuno che nota la fine di Faye? Cioè, tipo, davvero nessuno se n'è accorto. Io spero che l'artefatto rimanga sempre nella stessa stanza, spero. Non è più in questa stanza, per favore. Non frega a nessuno, ma povera Faye! Ma poverina! Search the room, va bene. Che palle, che palle. Stava andando così bene. Dato che l'assassino è lì, però va bene. Dimmi che rimane lo stesso coso. Ok, perfetto. Tanto ragazzi, il finale, il perfect end ce lo siamo già giocati. Dov'è lo stronzone? Sta là. Che palle. Che palle. No, ragazzi, ora non c'ho più voglia di continuare a giocare. Cioè, ci siamo giocati il perfect end. Avevamo già fatto bene metà della roba. Siamo a 5. Ora ne rimangono solo 2. Ben fatto. Ma ora non c'è più tutta la lore. I don't like any of these. Non mi piace per niente, neanche un po'. Left my homeland. Ho lasciato la mia terra natia per stare lontano da cose così, sai? Ah, mi dispiace tanto sentirlo. Ah, risparmiati i dispiaceri. Abbiamo un lavoro da fare. Ma grazie. Non c'è più la lore con lei. Che palle. Aspetta, nessuna domanda questa volta?
Ormai mi ero abituata alle tue chiacchiere continue, adesso sono un pochino delusa. Beh, semplicemente non ho più nulla da chiedere, tutto qua. Ma se penserò a qualcosa dopo, ti farò sapere. Ah, certo che sì. L'artefatto. Osserva. Sta lì. Ah, è questo. È questo nella 13. Oh, yeah, deve fare un giro. Deve fare un giro pesca enorme il nostro povero uomo. Dove sta lui? Qua. Ok, da ora che abbiamo capito come funziona, non è difficilissimo. Sicuramente toccherà a me entrare se non c'è, se non è rimasto nessuno, me lo sento. Tanto ragazzi, tutta la lore ce la siamo già persa, cioè alla peggio facciamo un secondo tentativo la prossima volta, dato che dura un pochino. Allora, fammi vedere dove può essere, perché quello con gli occhi bianchi può essere andato da un'altra parte. È qua. E dov'è l'infame? Cioè, la via del ritorno è stra easy. È stra easy la via del ritorno, aspetta. Comunque è bellissimo che gli artefatti, come li trovano, volano. È bellissimo, quello lo adoro. Cioè, anche se lo finiamo, comunque non abbiamo il finale perfetto. Sembra che sia Sekhmet che Thoth adesso siano arrivati. This is unprecedented. Questo è un evento senza precedenti. Non so che cosa hanno intenzione di fare qua. Regardless of what tactic they will try to employ. Qualsiasi cosa vogliano provare a fare, sappi comunque che Mank basterà a fermarli. Se qualcosa sembra fuori posto, rimanete forti, cioè siate forti e puntategli Lank contro. Buona fortuna, ne avrete bisogno. Povero Mike, deve fare tutto lui il lavoro adesso. Niente. Sono qua. Sento rumori nelle cuffie. Osserva. Sento rumori nelle cuffie. I barili, ok, e dove stanno i barili? So dov'è. Ma ce l'ho io, Lank. Non ce l'ha lui. Oi oi. Ok, qua su. Oddio, il calice dell'eterna gioventù.
favore, Mike. Per favore, Mike. Mike, ti prego. Mike. Holy fuck. The cum calyx has been retrieved. Oh no, è il furry. È il furry. Mike! Mike! Che ansia! Ragazzi, mi sto genuinamente cacando in mano! Oddio! Cioè, Neutral End, va bene, Neutral End! Incredibile, ce l'abbiamo fatta! Il settimo e ultimo oggetto! I vostri hillbillies, in qualche modo, sono riusciti con successo a completare questo compito questa notte, ben fatto! Più spaventoso di Amnesia. Oddio, non lo so, aver avuto il mostro con la sega pronto a infilarmela nel culo dietro con la porta che non si chiudeva non era bello. Non senza sacrifici da parte vostra, ovviamente, ma immagino che certe cose non ci si possa fare nulla. Madonna, se Faye era ancora viva era ending perfetto First Try. Sì, infatti, mi gira il cazzo, poteva essere un perfect ending al First Try. Che palle, era morta Faye. Adesso riportate questi stupidi oggetti. Adesso, no. Now return these stupid things and... Ok, restituite questi affari e portate fine a questa follia. Bro. Ascended. È ascended. Bro. Il mega furry. Oddio! Quante cose strane stanno succedendo nello Zen Cinematic Universe. Ecco qua. My job here is done. Ripagherai quella finestra, giusto? Hanno fatto come le sette sfere del drago, sì, esatto. No, io non ci conterei. Addio. Non si sa nemmeno se lei volava, camminava, non lo sappiamo. Va bene, abbiamo perso Faye. Sono un po' perso senza la signorina Faye qui. Ah, non dirla a me. Cazzo. Perché è morta Faye semplicemente per skill issue. Che palle. Gracie e Mike hanno placato l'ira del dio e sono sopravvissuti al macello. Ma entrambi sono stati molto male senza Faye. Without her present, senza di lei, Mike. Senza di lei, Mike divenne supervisore. He quickly found himself overwhelmed. Venne velocemente travolto dalle tante responsabilità che lei gestiva senza problemi. L'unica cosa, the only thing that outweighed his disdain towards his new position. L'unica cosa che gli impediva di disdire la sua posizione era quanto gli mancasse la sua vecchia amica. Gracie, da parte sua, accettò il suo nuovo lavoro abbastanza felicemente. E anche se... And though nothing was ever outright said deep down, she knew that Mike... E anche se non è mai stato detto niente, lei sentiva che Mike le dava la colpa per aver fallito a tenere Faye al sicuro. Cazzo. Anche lei se ne dava la colpa. Cazzo. Vabbè, ora facciamo il bad ending. Adesso facciamo il bad ending, ragazzi. A questo punto facciamo direttamente il bad ending, perché fare il good end mi sa che ci vuole parecchio tempo. Mi sa che dobbiamo giocare una seconda volta per il good end. Dove doveva andare prima? La numero 3 lei, giusto? Quale doveva controllare prima? La numero 4 o la numero 3? La numero 3 penso dovesse controllare per prima. Sì, perché c'era il sarcofago, se non sbaglio. C'era il sarcofago. Sì.
Sì. Ok, ragazzi, li facciamo morire tutti e due. Li facciamo... Esilettamente si muore tutti e tre. Nuova run? Sì, sì. Cioè, però facciamo direttamente il bad end. Facciamo direttamente il bad end. No, però adesso mi chiedo come può essere il finale... No, secondo me il finale senza Mike sarebbe da testare, però a quest'ora non ho voglia. Però il finale senza Mike secondo me è una variante di quello senza Faye, però... Ah, mi sa che la prima non possiamo perdere, ok. Ma ammazziamo tutti, sì sì, ma infatti ora si fa la random e muoiono tutti. Voglio l'absolute bad end. Voglio l'absolute bad end, ragazzi. Letteralmente si muore tutti. Io direi che si è fatto, fra virgolette, abbastanza con 2 ore e mezza di live. A sto punto vediamo direttamente il bad end. Così la prossima volta cerchiamo di giocare perfettamente. Peggiore dei casi perdiamo Mike. Sì, ma non lo so, Alex. Non so se voglio fare il good ending adesso. Cioè, servirebbe tempo. Ah, ok, questa volta me lo dice lei, però. Ah, questa è andata a fare, si è di nuovo spento. Non preoccuparti, tesoro, a volte lo fa. Sì. Quando il segnale inizia a fare casini, devi solo andare a resettarlo. Deve andare nella lobby. Sì, sì. Ah, non dirla a nessuno, ma accetterà letteralmente qualsiasi cosa. Ok. Volevo scrivere S 2 volte. Cosa posso scrivere di 5 lettere, porca puttana? Che sia stupido. Cosa posso scrivere di 5 lettere che sia stupido? Lo so. Potrei scrivere penis volendo. Ok. Allora, adesso si ammazza tutti e due. Adesso ammazziamo tutti e due. Mike, mi dispiace. Mike, mi dispiace per te. Perdonami. Niente di personale, amico. Niente di personale. I'm sorry. Niente di personale, amico. Sfortunatamente per lui, Mike vagò nella stanza occupata dalla sentinella. E non essendo minimamente al pari di un servo di Dio, venne trascinato nell'oltretomba. A differenza... No, similmente... Cioè... Assieme ai suoi simili, anche lui ha... Ha cercato una fuga dal desolato mondo oscuro, trovando rifugio... In a land very much... In una terra molto diversa dalla sua. Ciò nonostante... Anche questo non è stato abbastanza per proteggerlo dalle forze al di là del suo controllo. Ah, ok, niente, lui è semplicemente uno degli uomini ombra. Ora succede tutti e due. Ah, ok, dice la stessa cosa lei. Ora ammazziamo tutti quanti, basta. Mi sono rotto il cazzo, uccidiamo tutti quanti. Ma la sentinella è despawnata. Cioè, se ne ammazza uno, despawna. Genocide run, assolutamente, sì, sì. Assolutamente genocide run. Ok, dove stanno i muletti? Ok. Ho sentito un rumore incredibile. Non so se veniva dal gioco oppure no. Va bene. Genocide run, ragazzi. Sì, sì, genocide run assolutamente.
Sì. Intanto riportiamo questo affare qua. Riportiamolo intanto. È benissimo che lei quando si muove... Ah no, ma non sono le ali a fare lo sfarfalli, a fare le cose sbrilluccicose. Sono... È Lenk, pensavo fossero le sue ali, dato che era una farfalla barnafata. Ora voglio ammazzarla contro il tizio con gli occhi rossi. Voglio farla morire contro il tipo dagli occhi rossi. Proprio a merda, voglio vedere come muore. Dove sta? È bellissimo. Voglio vedere come muore, voglio vedere come muore. Se no, più che altro voglio vedere se non c'è nessuno, devo andare io lì dentro? E se sì, come me la cavo? Fammi vedere. Fammi vedere come muore contro di lui. Proprio così, così. Va bene, va bene. Ok, questo ce l'ha già detto, sì. E ora cosa succede con entrambi morti? Con sia Faye che Mike scomparsi, Gracie era adesso costretta a fare un passo oltre. Faye sponchillata. Le servì un po' di tempo, ma riuscì a mostrare ai suoi compagni come... A mostrare alla sua compagna come usare correttamente il sistema di telecamere. Il duo continuò. Mi fa dare le istruzioni da lei, dalla dea? No! Però so già qual è quella giusta! Oddio. Ok, ok. Parla con Gracie. Non vorrei essere scortese, ma... Ah, ok, no, qui dice la stessa cosa. Ok, ok. Zed si è dato veramente da fare. Sì, infatti, cambia il gameplay. È incredibile. È incredibile che se... Che ha guardato come fare. Cioè, nel senso... 12p. Però, wow, cioè, ha voluto cercare di cambiare un attimino. Mi piace questa cosa. Ora però voglio vedere se muoiono tutti. Perché giustamente noi giochiamo lei e lei sa dove stanno. Ma ora voglio vedere cosa succede se muore anche lei. Però, cioè, volevo vedere cosa succedeva se moriva contro il tizio. Però non ho voglia, non ho voglia. Facciamo morire anche lei. Madonna, si è messa quasi in posa da guerra lei. Sfortunatamente per lei, Gracie vagò nella stanza occupata dalla sentinella. Ok, sì, uguale. Anche se non era veramente colpa sua, la sua intera vita venne ribaltata completamente. From being unceremoniously. Dal suo tranquillo lavoro, cioè dal suo repentino licenziamento dal lavoro precedente a un lavoro stabile, a combattere contro antiche forze dell'oltretomba. Tutto nel giro di poche di una breve settimana. E adesso, senza nessuno rimasto a reclamare gli artefatti degli dèi, la fine era vicina. Letteralmente bad end assoluto. Alex, effettivamente genocide run perché distruggono il mondo. Perché continua? Va bene. Comunque la prossima volta lo facciamo per bene. La prossima volta lo facciamo per bene. Cazzo, se aprivo un attimo gli occhi e non moriva Faye era... Good end alla prima, porca puttana. Poteva essere good ending al first try, cazzo, quanto mi girano. Quanto mi rode. Va bene, comunque, quanti giochi ci siamo tolti? Compresi quei due che non siamo riusciti a giocare.
No, solo Grace e Mike lo abbiamo fatto, è quello che abbiamo visto prima. Lo proverei l'altro finale, però non avevo voglia di rigiocarlo fino in fondo. Ci togliamo 485 megabyte. E compreso Artifacts and Antiquity. 1,33 giga. Ok ragazzi, io direi un attimo di staccare perché mi hanno bussato alla porta. Probabilmente mi dicono. No, non credo mi dicano che è pronto perché sono quasi le 8. Ah no, è vero, però abbiamo gli hamburger. Ok ragazzi. Sì. Finale neutrale 1, finale morte 2. È vero! C'è anche un finale dove rimane solamente Grace. Cazzo, ma quanto si è sdato Zed per questo gioco? Cioè, scusami, Grace e Mike, Grace e Faye, Grace e basta. Bad ending. Cazzo, 5 finali. Porcone, cioè Zed si è sdato per questo gioco. Comunque. Io direi che possiamo staccare, fammi vedere un attimino. Ok. Ah. Oh. Vabbè, ragazzi, io stacco anche perché c'è un caldo enorme in camera mia. Ah, devo far circolare un po' d'aria, quindi un bacione, voglio bene. Non so se faccio un'altra live dopo. Se faccio un'altra live dopo, tanto vi scrivo su Telegram. Tanto siamo i soliti quattro gatti, siamo i soliti tre gatti a vedere le mie live. Nel caso dopo faccio live, mi metto su Isaac. Proviamo a continuare Jacob d'Esaù. Ci proviamo. Cioè, voglio togliermi quei due pezzi di merda, me li voglio togliere. Quindi, ragazzi, un bacione. Ci vediamo, ciao.